La moneta non cresce nei campi. Io posso creare risparmio solo con politiche di deficit di bilancio. Non è possibile farlo diversamente. Lo Stato, per creare risparmio, per lasciarci soldi nelle nostre tasche, deve tassare meno di ciò che spende. Non c'è altro modo. O meglio, esisterebbero altri due modi per far entrare moneta fresca nel sistema, ma non possono essere utilizzati nel lungo periodo. Il deficit di bilancio nel lungo periodo è obbligatorio, è inevitabile. Quali sono gli altri due metodi? Esportazioni e creazione di denaro da parte delle banche commerciali. Allora, le banche commerciali creano moneta lato del prestito, lo sappiamo. Le banche non prestano la raccolta, creano moneta telematica che viene accreditata sui conti. Quindi effettivamente, quando io vado a chiedere un prestito, la base monetaria nell'economia reale si alza. Il punto è che un prestito viene poi restituito con gli interessi. Quindi la base monetaria nell'economia reale si alza fino a che le banche aumentano il tetto complessivo dei prestiti. Se presto 100, poi 101, 102, 103, 104, espando comunque la moneta. Noi restituiamo, ma la moneta circola e quindi estingue obbligazioni, eccetera, l'economia va avanti. È ovvio che a un certo punto che problema si è innescato? Con le regole di austerità imposte dall'euro, che se lo Stato è obbligato a fare avanzo primario e l'Italia lo ha fatto per 20 anni, cioè per 20 anni l'Italia ha tassato più di quanto ha speso al netto del costo degli interessi passivi, a quel punto ha drenato moneta dall'economia reale, i cittadini non sono più riusciti a pagare i prestiti, le banche commerciali hanno chiuso i rubinetti e si è amplificato di molto l'effetto, creando il credit crunch, cioè la carenza poi sempre più evidente di moneta nel sistema. Che da quale dato macroeconomico si evidenzia? Dalla deflazione. Se tu sei in deflazione, significa che hai troppa poca moneta nel sistema, perché la domanda non è sufficiente a coprire la produzione. Se invece la domanda fosse maggiore della produzione, avremmo l'effetto opposto, inflazione. Questo diretto sempre sulla volontà dell'Europa, che voleva questo tipo di deflazione, perché si cerca di creare quel livello standard di disoccupazione tale per cui riescono a portare avanti le loro politiche. Questo tipo di ragionamento poi, ecco, il terzo aspetto, il terzo modo con cui si può far entrare moneta in un'economia sono le esportazioni. Anche qui però il problema qual è? Ce lo diceva già Keynes. Non è che io posso esportare per sempre o sopperire la carenza e l'avanzo primario che faccio come Stato e l'eliminazione del deficit con le esportazioni, perché comunque la bilancia dei pagamenti mondiale è in pareggio. Se c'è un esportatore, c'è un importatore. Quindi gli altri a un certo punto poi reagiscono. Non posso esportare in eterno io. Quindi l'esportazione può essere un sistema nel breve periodo che può funzionare, ma non può basare un'economia intera su questo tipo di discorso. L'esportazione oggi è l'unica leva su cui hanno agito i nostri governi, cercando di potenziarla attraverso la deflazione salariale. Questo proprio perché così abbiamo ottenuto quella moneta che non possiamo avere diversamente. Il problema poi di fondo che è nato con l'euro, costituzionalizzato dopo il Trattato Fiscal Compact, tra l'altro solo dall'Italia, che è l'unica fessa che si è messa subito il pareggio in bilancio in Costituzione, è stato negazione di questo tipo di modello, che travolge l'intero modello sociale italiano, perché dicevamo prima dell'articolo 38 che dà un diritto pacifico senza bisogno di passare da leggi ulteriori di fatto, perché è riconosciuto che un disoccupato involontario deve essere assistito. Uno Stato che è tale, con i suoi tre elementi fondanti irrinunciabili di popolo, territorio e sovranità, è sempre solvibile, potrà sempre pagare le pensioni. Può essere ricco o povero, o meglio, possono essere ricchi o poveri i suoi cittadini in funzione di come poi viene organizzato il tessuto sociale, la produzione, eccetera. Però è sempre solvibile, perché la moneta è la sua, quindi non può non essere solvibile. Quindi uno Stato che ha gli strumenti previsti dai padri costituenti nell'articolo 47 è uno Stato che interviene come e quando vuole su questo tipo di norme. Uno Stato che però introduce il pareggio in bilancio è uno Stato che può dire: io i tuoi diritti li tutelo solo finché posso farlo grazie alle casse che ho, altrimenti non lo faccio. E questa battaglia che ora si scatenerà nei prossimi periodi, soprattutto in Corte Costituzionale, in una Corte purtroppo, e ne parleranno i miei colleghi, gravemente falsata dalla stessa violazione dei principi di rappresentatività democratica con cui è stato eletto il Parlamento, perché poi già oggi, insomma, abbiamo una Corte che è nominata da un Parlamento che non era legittimo. Questo ha influenzato di molto i componenti, tant'è vero che gli ultimi due eletti sono tale Barberà e Prosperetti, che addirittura hanno criticato la sentenza recente della Corte che aveva definito incostituzionale per il futuro il blocco dell'adeguamento delle pensioni, dicendo che non è stato considerato la regola aurea del pareggio in bilancio.
Quindi il problema si inizia a porre a questo punto seriamente. L'economia viene prima del diritto, in un ribaltamento completo dei valori costituzionali. Ora, cioè, su questo aspetto, lo stesso Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale, che cosa ci diceva? Che lo Stato non può fallire per definizione. Se ha i suoi elementi fondanti, lo Stato non fallisce, perché significherebbe confondere diritto pubblico a diritto privato. Lo Stato non è un soggetto di diritto privato e non deve esserlo, perché lo Stato è quello con cui, è il sistema, diciamo, la struttura con cui noi ci organizziamo nella nostra vita. E la moneta è un suo elemento irrinunciabile. Tant'è vero che senza la sovranità monetaria non possiamo nemmeno più parlare tecnicamente di Stato, perché lo Stato viene meno, mancando uno dei suoi presupposti fondanti. L'Europa come ha agito in tutto questo? L'Europa ha agito sul presupposto, dichiarato confessoriamente da Monti, io l'ho messo nella copertina del libro, che le crisi e le gravi crisi sono lo strumento per obbligarci a cedere quote della nostra sovranità nazionale. Perché è in atto una crisi visibile e conclamata che determina il fatto che il popolo, per il popolo, il costo psicologico di non fare le riforme è superiore a quello di farle. E quindi accettiamo provvedimenti che nella storia non sarebbero mai passati in condizioni normali. Mai i lavoratori non avrebbero protestato massicciamente di fronte alla cancellazione di tutti i loro diritti. Ma oggi hanno